Quando lo sport supera le disabilità, le storie di atleti paralimpici sono state al centro dell'incontro Ugualmente Sport promosso dal Consiglio regionale del Piemonte al Salone del Libro di Torino. Obiettivo: raccontare come lo sport possa aiutare ad abbattere barriere non solo fisiche ma anche mentali. È quello che ogni giorno fa ad esempio Gianfranco Martin, medaglia d'argento alle Olimpiadi Invernali di Albertville 92 e ora direttore dell'associazione Free White. Noi ci occupiamo di sport disabili, uno sport per tutti, in ambito naturalmente di neve per quello che riguarda l'inverno, perciò lo sci, visto che io nasco dal mondo sciistico come medaglia d'argento 92 Albertville, mi occupo anche di sport estivo, dunque far vivere la montagna, eliminare le barriere verso la montagna e dare opportunità a tutti di praticare uno sport che diventa una motivazione per raggiungere una località come Sestriere a 2000 metri di quota e vivere un'esperienza naturalmente che fa bene al corpo, fa bene allo spirito. Parteciperà invece a Tokyo 2020 Farhan Adafo, giovane atleta torinese di origine somala, campione dei 100 metri. Lo sport mi ha cambiato la vita perché ho visto il mio sogno di correre e sapevo che potevo correre e mi sono impegnato a darmi il massimo e andare fino in fondo, arrivare al mio obiettivo sperando di vincere. Dalla danza al salto in lungo è il passaggio obbligato di Roberto La Barbera. Lui è soprannominato il Barbaro ed è medaglia d'argento alle Paralimpiadi estive di Atene 2004. Sognavo di ballare in TV e di dedicarmi per tutta la vita al mondo del ballo e invece mi sono ritrovato a 18 anni senza un piede. Quindi è stato bello l'evoluzione che sono passato dalla brutta parola di handicappato nel lontano 98 sino alla bellissima parola di diversamente abile. E poi a me fondamentalmente non mi interessa andare a vincere con i normodotati, l'importante è che ci facciano gareggiare e adesso lo fanno, ma la cosa bella è che adesso ci temono anche ed è quella la grande vittoria che io ho ottenuto in questi 20 anni. L'invito di tutti è rivolto ai ragazzi con una qualsiasi disabilità. Buttate il telecomando, buttate la copertina e venite a sciare.